chiedeva perché Annie Lennox, ce lo chiediamo anche noi, lo facciamo dando il buongiorno a Francesca Barra. Buona settimana Francesca, grazie per buongiorno e buona settimana a voi. E allora partiamo dai fatti, che cosa sì. È successo in Calabria? Beh, è successo che un bambino di 3 anni, Nicola, è stato ucciso e poi bruciato in quella che si pensa essere stata una vendetta per motivi di droga, insieme con il nonno e la compagna del nonno. E quello che mi ha molto stupito, a parte il fatto che vorrei ricordare questo bambino, comunque aveva già un destino segnato anche molto difficile, perché aveva passato i suoi primi anni di vita con sua madre in carcere, detenuta anche lei perché sospettata di appartenere ad un gruppo che si occupava proprio di traffico di stupefacenti. E quindi purtroppo un destino segnato, ma questo destino segnato secondo me offre uno spunto di riflessione, cioè si poteva evitare che un bambino nato e cresciuto in un contesto simile potesse essere nel mirino spietato di mafiosi, come è successo anche in altre situazioni. Mm-hmm. Per sbaglio, non era sicuramente lui nel mirino diretto, però si sa che purtroppo quando le mafie decidono di attaccare, lo fanno senza pensare a chi c'è in macchina in questo caso, a chi si incontra per strada, quanti bambini sono stati uccisi per un cosiddetto errore. Io proprio su questo t'ho letto, insomma, sì. Seguendoti su Twitter, t'ho letto molto, molto inquieta, molto arrabbiata, ecco, per utilizzare un sì. termine leggero, per il fatto di non aver avuto la sensibilità di analizzare la vicenda. Insomma, secondo te la risposta è sì, si poteva evitare. Ma certo che si poteva evitare, un bambino del genere va tolto ad una famiglia che ha comunque questi problemi, perché sicuramente gli inquirenti li tenevano d'occhio, sicuramente è una famiglia che già aveva avuto dei problemi, guardiamo la madre per esempio. Questi bambini devono essere tutelati assolutamente, prima di tutto perché tutelandoli, quindi allontanandoli da queste famiglie, si può dare loro la possibilità di un futuro diverso. E poi perché? Perché le madri, i padri, sapendo che rischiano che i figli possano essere allontanati e che quindi possano non avere più la gestione, la tutela di questi bambini, possono essere spinti o a parlare o comunque a scegliere un destino migliore proprio per salvare i loro figli. E proprio io vorrei fare un appello a tanti colleghi giornalisti, questo mi dovete permettere di farlo, perché in questi giorni di errori ne stanno facendo veramente tanti, però quando un giornalista si occupa di questi temi o ne ha competenza o non dovrebbe farlo, perché quando io leggo che le mafie non uccidono i bambini, mm-hmm. è quasi una difesa all'onore del mafioso stesso. Le mafie uccidono tutti, donne e bambini indistintamente. Allora è impossibile non ricordare la piccola Simonetta Lamberti per esempio in Campania, oppure non è possibile non ricordare Giuseppe Di Matteo, oppure non è possibile ricordare Nadia e Caterina Nencioni che sono morti in via dei Gergofili a Firenze, oppure ancora i due gemellini Asta a Trapani. Cioè io credo che davvero si debba smettere di dare voler quasi giustificare l'azione. La mafia non guarda in faccia a nessuno, se vuole andare dritto all'obiettivo, chiunque si trova su quella strada verrà fatto fuori, li scioglie, li uccide, li sequestra come fa con le donne. Io ho sotto mano un titolo in questo momento, non leggo nel giornale né quello che è, però c'è scritto: un tempo l'onorata società considerava intoccabili donne, anziani e bambini. È evidente che insomma guarda, no. Silvio Bolzoni oggi su Repubblica, che naturalmente lui ne ha più che competenza, mm-hmm. ha scritto una cosa giustissima, cioè ha detto: la mafia vecchia è sempre buona e la mafia nuova sempre cattiva, e così si seppellisce il passato. In questa frase c'è tutto, non è così. Non è così, e dobbiamo assolutamente avere memoria storica anche quando scriviamo, anche quando ci occupiamo di cronaca contemporanea, perché bisogna invece stare molto più attenti, perché e forse sarà impopolare, forse sarà troppo forte, ma tempo fa lo avevano anche proposto, togliere la patria potestà, togliere i bambini ai genitori che hanno rapporti con le organizzazioni criminali.
è un modo doppio, doppio, quindi da un lato li proteggiamo e dall'altro invece mettiamo in condizione queste madri e questi padri, quando li mettono al mondo i loro figli, di farsi forse una domanda, perché tant'è vero che io ne scrissi tempo fa su 7 in un'inchiesta, perché è dimostrato che soprattutto le donne di 'Ndrangheta parlano quando rischiano di perdere un figlio. Okay. I figli sono l'unica cosa che veramente la motivazione li può far commuovere, può fare, sì, assolutamente, perché come fai tu, tu madre, che generi vita, a produrre morte? Una madre è portata a... vediamo Lea Garofalo. Lea Garofalo aveva deciso, sì, di pentirsi anche per dare un futuro migliore a Denise, ed era scappata con lei. Ecco, io devo dire che è l'unico veramente, forse, strumento, ma mi dispiace chiamarlo strumento perché sono bambini innocenti, però forse è l'unico modo per far crollare, per far pentire uomini e donne affiliati. E comunque questo bambino, ripeto, si poteva salvare. Sì, che poi abbiamo letto insomma, i suoi tre anni di vita sono stati peraltro difficili tutti, insomma, non una condizione... Certo, come infatti ti avevo detto, lui, la mamma era stata in carcere, tra l'altro lui era stato anche in un processo con lei, era stato con sua mamma, che appunto era stata condannata e quindi in carcere perché sospettata di essere affiliata, appartenente ad una presunta organizzazione di traffico di stupefacenti, per cui nel momento in cui gli inquirenti sanno che c'è un bambino che cresce in questo contesto, la prima cosa che si dovrebbe fare, assistenti sociali o chi per loro, invece di davvero gli assistenti sociali che fanno così tanti problemi per affidare i bambini quando si vogliono adottare, insomma si fanno mille scrupoli e poi non si fanno gli scrupoli quando dovrebbero farseli davvero e tutelare questi bambini. Veramente, ecco, si è commosso anche, abbiamo ascoltato le parole del procuratore di Castrovilla, di Franco Giacomo Antonio, che ha detto che è stato uno degli omicidi più efferati di cui si è occupato, ma commozione a parte, insomma, bisogna anche cercare di mantenere, come anche tu hai fatto, la lucidità per provare a cercare un provvedimento, qualcosa, insomma, ripartire da un motivo che ti permetta di migliorare alcune situazioni. Già quello che tu hai detto sul fatto, appunto, di togliere i bambini dalle famiglie che hanno comunque un certo tipo di rapporti potrebbe essere un punto di partenza. Assolutamente sì, ci credo che la comunità sia commossa, cioè trovare già i resti carbonizzati, credo che io non lo auguro a nessuno, mia, di poterli ritrovare, ma poi sapere che c'era un bambino innocente dietro è davvero, cioè, lascerebbe sbigottito chiunque, figuriamoci la comunità dove è avvenuto. Anche il sindaco di Castrovilla, so che il sindaco della comunità, insomma, ha detto di farsi portavoce di una grande ferita, però bisogna davvero far seguire a tutto ciò delle azioni dure, perché sono dure queste azioni, però bisogna fare qualcosa. I figli sono l'unico collante davvero, cioè l'amore è ciò che ha fatto crollare e scoprire anche tantissimi lati tanti. L'amore riesce a muovere le stelle, figuriamoci se non riesce a sciogliere il cuore di tante madri, tanti padri che dovrebbero impedire tutto ciò. E io credo che questa morte di questo bambino innocente dovrebbe veramente darci la possibilità di fare questo tipo di riflessione e di analisi. Tutto il resto non serve a nulla. Speriamo davvero. Complimenti a una giornalista, a una donna che ci racconta di mafia da anni, con grande coraggio, senza tenersi nulla praticamente per sé. Francesca, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie a voi. Buona Buon lavoro. Settimana. Grazie a Francesca. A Francesca Barra, vicenda assurda. Ci fermiamo, si break, tra poco. Teleselezione.